much afraid. Where am I be? Ma la sessualità omosessuale maschile è ugualmente soddisfacente rispetto alla sessualità etero? Assolutamente sì, e le dinamiche che coinvolgono la sessualità omosessuale maschile sono le stesse che quelle che coinvolgono la sessualità etero. Questo perché in realtà all'interno della relazione si alternano sempre dei ruoli, dei giochi di ruolo, ma dobbiamo assolutamente uscire dal pregiudizio che in una coppia gay esista un attivo e un passivo. Non è così, queste sono dicerie del passato e dobbiamo assolutamente liberarcene. Quello che dobbiamo invece sapere è che nella relazione, così come nella quotidianità, spesso si alternano condizioni e ruoli diversi a seconda dell'esigenza del momento. Poi ci sono invece alcuni giochi che vengono effettuati nell'omosessualità maschile che riguardano la possibilità di stabilire e definire il grado e l'intensità della penetrazione. Ma parliamo sempre di giochi di ruolo come quelli che avvengono nella sessualità etero. Quindi dobbiamo assolutamente liberarci dal pregiudizio dell'attivo e del passivo e anche dal fatto che la sessualità omosessuale sia meno soddisfacente di quella etero. Voi quali pregiudizi avete sentito in merito? Scriveteli nei commenti e mettete un bel like a questo video.